La donna del momento rimane Sara Palin. Cosa avete in comune oltre a molti figli? Niente. Niente. È una donna protagonista in qualche modo. Non le piace Sara Palin? No, in niente direi. Neanche in questo suo maternage spinto? No, non trovo che i figli non c'entrino, che non vadano esibiti. Ho trovato terribile la questione del bambino. Proprio non mi piace, dopodiché io sono convinta che non basti essere una donna per essere un elemento di novità. Le donne ce lo si dimentica, ma sono delle persone, quindi ci sono donne stupide e donne intelligenti, donne svelte, donne lente, no? Quindi la Palin, certo, è una donna, ma è anche una persona, in quanto persona non mi piace. E delle donne ministro che ci sono in abbondanza, insomma sono quattro nel governo precedente. Non in abbondanza. No? Quattro, diciamo che sembra già un risultato. No, non sono in abbondanza. Cosa ne pensa delle ministre di questo governo? Come Sara Palin. No, nel senso... Umanamente... Insomma, stiamo parlando ecco, anche del ruolo, ovviamente, di come si sta, di come si muovono. È evidente che... Ma nessuna non salva nella Gelmini, nella Carfagna, nella Prestigiacomo? Forse quella che mi sembra che abbia un elemento di autenticità e di contatto con la realtà maggiore è la Meloni. Mi sembra che sia una persona nella sua metà campo, diciamo, nella sua storia, nella sua... Ma cosa non le piace del ministro Gelmini, ad esempio? Che non sa di cosa parla. Cioè, la scuola è una cosa importante, non tre figli, io non mi azzarderei mai a fare il ministro dell'istruzione, perché diciamo, però ho avuto quattro figli che sono andati a scuola in età diverse, perché uno con la riforma Moratti, uno con la riforma Berlinguer, uno a 7, ognuno uno con a la 5. Sua riforma, la devo ognuno interrompere, si fa molto interessante, tra l'altro oggi sappiamo ci sono state molte manifestazioni, 3 minuti di pubblicità e riprendiamo, grazie. Secondo lei il ministro Gelmini non sa di cosa sta parlando. Oggi il ministro ha detto di fronte alle manifestazioni non capisco perché protestano. Appunto. Non capisce. Ma guarda, la scuola è il bene primario. Non ci può essere un investimento migliore. Non so come dire, non voglio fare un discorso retorico, ma è proprio così. Allora, qualunque governo dovrebbe partire da questo. La scuola, non potrebbe essere vero che ci sono troppi stipendi, che lo Stato è assistenzialista. I bambini alle scuole elementari, che sono una delle pochissime cose che funziona in questo paese, che funzionava fino all'altro giorno, insomma che funziona, che sono un elemento di integrazione formidabile, dove ci sono bambini di tutte le razze, di tutte le lingue. Cioè, le scuole elementari sono bisognerebbe farci dei film su quello che succede, quello che dicono i bambini, quello che pensano. Sono il primo... gradino per lo sviluppo di questo paese, per l'investimento nel futuro, per la formazione di una generazione che sia in grado di prendere in mano quello che resterà, diciamo, dopo tutto questo. Allora, disincentivare, togliere i maestri, mandare a casa 80.000, ma voi li conoscete i maestri? I maestri sono gente che guadagna 1.800 euro al mese, che sta in classi di ragazzini, 30 ragazzini. Ma il ministro dice che con un maestro solo c'è più legame affettivo, cioè vero, la figura di riferimento più importante. Perché il ministro non sa che un maestro è sempre solo in classe, non ci sono due maestri in classe, o se lo sa... Finge, mi auguro che lo sappia. Ci sarà una delle ministre, a parte la Meloni, che, non so, Mara Carfagna, ha fatto qualcosa che l'ha convinta?